Castelluccio e effettuerà anche qualche fotografia, e poi avremo la possibilità di iniziare, di ascoltare, di sentire il suo nuovissimo CD e di avere l'onore di una ragazza così giovane e così grande successo, grazie al programma che l'ha lanciata, ma grazie ovviamente a tutti i fan che la seguono. Io so che ci sono addirittura delle persone che sono venute da Siracusa, delle persone che vengono da gran parte dell'Italia, quindi facciamo un applauso a tutti questi fan. Hai detto una cosa veramente giusta, una cosa che volevo sottolineare anche io, e ti ringrazio per averlo ricordato. A Battipaglia, sia ieri che oggi, abbiamo avuto la possibilità, il piacere, e viste come sono riuscite le manifestazioni, sia quella di ieri, quella di stamattina e quella di stasera, far sapere che Battipaglia è una grande città, è una città importante, tantissime sono le persone presenti questa sera in piazza e che sono state presenti in questi due giorni, da sera che c'è da dire, sei ormai abituata da un po' di mesi a vedere tutta questa gente. Siamo a Battipaglia, nella nostra città, la città delle mozzarelle, dopo buonissime, la mangiata e siamo nella nostra città per festeggiare i 33 anni di Radio Castelluccio. Ti ringrazio tantissimo, ovviamente. Grazie. Non c'è altro da aggiungere, perché vogliono sentire cantare. Sei stata bravissima, io ti voglio fare ancora un bocca al lupo per il futuro della carriera di Alessandra Amoroso. Volevo dare un forte bacio a Fabiana e farti la parola, il microfono, e grazie di essere venuto qui a Battipaglia. Grazie a tutti.
scarica. Brava! No, che scarica, di adrenalina. Sì, è stata la bella.